tutto è partito per il fatto che mio figlio nel rientrare da casa nostra, andare a casa dei nonni, sulla strada ha visto il taglio delle persone che si accingevano a potare una pianta che noi sappiamo essere di un certo valore anche monumentale, paesaggistico, seppur non riconosciuto ufficialmente. Quindi mi chiamava per capire se il periodo fosse giusto della potatura e quant'altro. Io ho risposto appunto di fare da inviarmi delle fotografie per capire se questa se era effettivamente una potatura o il rischio più grosso fosse un abbattimento. Dopodiché, guardando appunto le fotografie, mi sono reso conto che anche se fosse stata una potatura, era una potatura troppo pesante per quel tipo di pianta. Contattavo i vari servizi, il comune di Bergamo, che mi rimpallava nei vari loro enti, nei loro vari uffici interni, non trovando mai competenze di nessuno. Ho deciso di abbandonare il lavoro e recarmi sul posto. Sul posto effettivamente stavano facendo questa, tra virgolette, potatura. Fermavo momentaneamente, chiedevo di fermare momentaneamente il cantiere per scambiare due parole con il potatore, lui e i suoi colleghi mi dicevano che loro non sono giardinieri, ma sono operatori del consorzio o comunque commissionati dal consorzio per fare le manutenzioni dei canali, loro di solito fanno quello, ma che gli avevano detto di venire a sfrondare questa pianta. Ho avuto un diverbio con i vigili urbani che anche la mia richiesta di sapere se ci fosse stato un responsabile del cantiere o chi abbia autorizzato questa cosa. Non mi sapevano rispondere, non è che non volevano rispondere, non sapevano rispondere. E si sa solo che il comune o la provincia o chi ha dato in gestione la manutenzione al consorzio. Io non, sa, non, è, non sapendo, non avendo comunque risposte e ritenendo fondamentale la presenza di questa pianta, l'importanza di questa pianta sul territorio, ho preso una decisione drastica che è stata quella di salire su questa pianta per fermare i lavori. Questa pianta è qui da 100 anni. Allora, un conto è fare una manutenzione ordinaria, non è mai stata fatta. Cadono due rami, diventa adesso la scusa della sicurezza. Io ci vivo qua da 30 anni, non è mai caduto un ramo che abbia recato danno a qualcuno. Il problema è che anche i rami bassi che avevano bisogno di una manutenzione ordinaria non sono mai stati fatti. Si arriva come sempre in Italia, e questa è verde, è roba viva, per i miei figli io la devo conservare, sono su questa pianta per quel motivo qui, non perché mi viene in tasca qualcosa. Non è mai stata fatta manutenzione ordinaria, la soluzione dopo tanti anni cos'è? Potatura, e questo tipo di potatura rischia di farla morire questa pianta, perché se si voleva potare si aspettavano, come si è aspettato per la pulizia dei canali che la gente del quartiere qui ha avuto per più di tre volte le case inondate, e che i costi li abbiamo avuti noi, nessuno ci risarcirà. Per questa cosa non si è avuto tempo di aspettare 2 mesi, che poi entrava nel periodo giusto per fare le potature fatte con sistema, con persone competenti. Io è questo che sto criticando, poi voi potete dire tutto quello che volete, me ne prendo pienamente le responsabilità. Adesso Tutto scendo, questo adesso comunque per scendo. arrivare a parlare con chi ha dato sapere chi ha autorizzato questi lavori, che è un mio diritto averli, e civilmente li ho chiesti, nessuno me l'ha potuto dire, bisogna arrivare a saltare su sulla pianta. Se quella pianta anche fosse stata da abbattere, ci voleva un tecnico che al cittadino rispondesse o facesse vedere che sono stati fatti dei rilievi che dimostrano che questa pianta era da potare in quella maniera lì piuttosto che era da abbattere. Io penso che si possono fare tutti gli interventi di questo mondo, ma bisogna però avere coscienza che non dobbiamo avere solo il nostro interesse personale di sistemarci un angolino, ma facciamo parte tutti di un cerchio che può essere, in questo caso c'è finita una pianta. Ci sono le soluzioni per fare tutti i lavori, ci sono delle associazioni anche ambientaliste competenti nel fare i lavori anche di spostamento di animali, salvaguardando gli ambienti e gli animali. Il problema è che i comuni o i tecnici non si avvalgono di queste persone che hanno queste competenze, che spesso lo fanno anche gratuitamente perché ci tengono alla salvaguardia dell'ambiente e della fauna.